quella che vi raccontiamo oggi è davvero una puntata che rimarrà nella storia, ma che già scrive una nuova storia. E lo voglio fare con Roberto Morello, che già avete conosciuto, ma che incontrerete molto spesso televisivamente parlando e non solo, perché è lui quello che riceve un'eredità importante, un testimone importante, cioè quello della guida di FEDAGRI, FEDAGRI Pesca Confcooperative Piemonte, una federazione che si rinnova a livello nazionale ma anche regionale. Roberto Morello, c'è un messaggio importante da dare, sicuramente di continuità, ma soprattutto anche di nuova centralità del cibo, non soltanto nell'ambito delle filiere e dell'economia, ma della vita di tutte le persone. Assolutamente sì, rappresentare le cooperative agricole vuol dire rappresentare un mondo, quello agricolo, il mondo che nell'ambito mondiale oltre che nazionale è il mondo centrale per quanto riguarda approvvigionamento del cibo, ed è ormai riconosciuto da tutti che per quanto riguarda il nostro paese il food, quindi il cibo, sarà il vero traino dell'economia a livello nazionale. Esatto, queste sono anche le parole del presidente nazionale di FEDAGRI Pesca, Mercuri, che rappresenta anche l'agricoltura cooperativa a livello dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, che ci ha dato anche un bel quadro di quello che è stato il ruolo di Mario Abrate, dandoci anche un modello di rappresentanza che vale su tre parole, cioè la dignità, l'autorevolezza, che è data anche da una grande competenza, e infine la rappresentanza, che arriva per ultima. E sicuramente questo è anche il quadro in cui tu ti specchi, e sicuramente questo è anche il commento a cui tu farai seguire il tuo personale sulla figura di chi ti passa il testimone per la seconda volta dopo Piemonte Latte. Assolutamente sì, cioè il lavoro fatto da Mario è stato un lavoro che è partito proprio dalla necessità di dare il giusto valore alla realtà dell'agricoltura cooperativa, fino ad arrivare ai tempi oggi dove l'agricoltura cooperativa ha un ruolo di primissimo piano, e Mario, lo dobbiamo dire in modo molto chiaro, ha veramente rappresentato bene l'agricoltura cooperativa, l'agricoltura che fa riferimento FEDAGRI in questa regione, e non soltanto in questa regione ma anche a livello nazionale e ancora a livello comunitario, a livello europeo, ruolo che continua a mantenere. Esatto, Roberto. Ecco, veniamo a te, Mario. Roberto ci ha preannunciato anche i vari livelli in cui la tua rappresentanza ha avuto corso, quello tra l'altro comunitario e ancora attuale, ma vogliamo venire a questo grande ventennio in cui hai guidato una squadra, perché nella cooperazione non c'è mai un ruolo solitario, ma si gioca in squadra. Ascolteremo di seguito poi tutti gli interventi che andranno a sottolineare diversi punti della tua relazione, molto specifica, molto analitica e puntuale, su cui hai trasmesso due grandi cose: la voglia d'Italia rispetto al grande mondo che ci guarda, quindi in questo mercato molto globalizzato c'è comunque una grande speranza per l'Italia, ma soprattutto la voglia di cooperazione autentica. Ho creduto di dare quello che serviva all'agricoltura e alla cooperazione di questa regione. Penso di aver fatto la mia parte, che è consistita soprattutto nell'organizzare la squadra, nel gestire la squadra, e credo che il risultato sia sotto gli occhi di tutti. Serviva un soprassalto d'orgoglio, così come servono oggi altre scelte più internazionali, più di mercato. Hai detto bene, un Made in Italy straordinario che nessuno come la cooperazione agroalimentare può cavalcare, avendone titoli di protagonismo ma anche di legame autentico col territorio. Sono le cose che ho detto stamattina nella mia relazione conclusiva, e sono contento dei risultati, sono contento del fatto di lasciare questa federazione importante nel contesto nazionale. Non siamo la più numerosa, la più forte, ma siamo sicuramente tra le più organizzate. Quindi l'orgoglio di aver fatto cose importanti insieme a tanti amici che resteranno nel cuore e nei pensieri anche per gli anni a venire, dove sarò occupato da altre parti per qualche anno ancora a Bruxelles. Questa mattina in assemblea Mario ci ha consegnato una sua relazione a chiusura del mandato, una relazione che racconta un po' tutto quello che è l'impegno che ha messo Mario Abrate in questi anni qui in Piemonte, e soprattutto della sua generosità che
messo a disposizione di tutti per dare più valore a quelle che sono le aspettative dei nostri produttori, dei nostri soci, delle nostre cooperative. La sua autorevolezza ci ha permesso anche in questi anni di avere un ruolo importante a livello europeo e quindi questo ha permesso non solo all'organizzazione di esprimere personalità e persone che potevano portare direttamente le difficoltà delle nostre, della nostra agricoltura a livello europeo, ma ha permesso anche di dare spazio alla nostra organizzazione. A lui il ringraziamento di tutta l'organizzazione per il grande impegno messo in questi anni a disposizione dei propri soci. C'è un cambio di squadra, c'è una nuova classe dirigente che sostituisce quella precedente per portare avanti Fedagri Pesca Piemonte, e su questo naturalmente va l'augurio di tutti noi e di me personalmente a Roberto Morello, che sarà la guida di questa nuova squadra, a lui l'augurio di buon lavoro e soprattutto di portare avanti quell'impegno che è stato fatto in questi anni nel rispetto delle aspettative dei soci, che dobbiamo sempre di più tutelare e permettere a loro di poter avere quelle risposte che si aspettano da un'organizzazione che si impegna proprio per dare più valore ai loro prodotti. Un cambio epocale in Fedagri, tanto il piacere di essere a questa assemblea anche perché il percorso di Mario Abrate è stato un percorso che ha accompagnato ognuno di noi che si è occupato del settore agricolo in questa regione. Quindi a Mario vanno intanto gli auguri per quello che farà, perché sicuramente continuerà ad essere impegnato, e i ringraziamenti per quello che ha fatto nel nostro settore. E poi un mondo, quello della cooperazione agricola piemontese, che vedo sempre più attento alle dinamiche di mercato, all'innovazione, e quindi ci fa sperare bene. Per quanto riguarda invece la struttura tecnica, diciamo quella operativa di Fedagri, abbiamo visto anche dei grandi passi avanti, e devo dire che come tutti i partner del mondo agricolo sono fondamentali per raggiungere obiettivi anche nell'utilizzo dei fondi europei, anche nel definire strategie, soprattutto nei momenti di crisi. C'è bisogno di organizzazioni strutturate con grande qualità nelle persone, sia dei dirigenti e sia della struttura tecnica. Oggi ho ascoltato la relazione del presidente uscente, una relazione che io ho definito un manifesto. Come dicevo nel mio intervento, quello che è importante è avere da parte del mondo Fedagri, dal mondo agricolo chiaramente regionale, impulsi finalizzati chiaramente a lavorare per il bene del sistema agricolo piemontese e naturalmente nazionale. Il presidente Abrate ha veramente nella sua relazione illustrato perfettamente quello che è il nostro settore. Fondamentalmente riassumerei in tre grandi voci: aggregazione, mercato, export, che sono le tre cose che veramente hanno un filo conduttore che interessa tutti i settori del mondo della produzione. Mario Abrate è stato un pioniere del rinnovamento nella Fedagri. Quando nel 2003 mi ha chiesto di entrare, io ero un giovane produttore, e oggi, in coerenza con quello che ha detto lui ed altri, ha fatto un passo indietro, ha lasciato qualcun altro portarsi avanti le politiche di Fedagri. Un merito all'uomo e al presidente. La relazione di Mario Abrate di oggi è stata veramente, come dire, una fedele rappresentazione della situazione che è stata, della situazione che è e soprattutto di che cosa ci aspetta per il futuro. Io, insieme ad altri, ho condiviso con lui un lunghissimo percorso in Fedagri, sia a livello regionale sia a livello nazionale, quando eravamo lui responsabile del settore latte e il sottoscritto responsabile del settore cereali e mezzi tecnici. Fedagri dovrebbe avere un bel rinnovamento, una bella squadra. E sarà una squadra che può attingere a piene mani
da tutta la ricchezza creata in questi anni qui. Oggi è una giornata importante per noi perché si celebra un quadriennio della cooperazione piemontese. Sono stati anni impegnativi, sono stati anni in cui si è assistito a dei profondi cambiamenti dovuti a quello che chiedevano i mercati nazionali e internazionali. Mario Abrate, come presidente Fedagri, ha soddisfatto in pieno ed è sempre stato presente in queste sfide su tutti i fronti e a questo noi tutti consiglieri e io come vicepresidente voglio fare a lui un particolare ringraziamento. Io voglio fargli un ringraziamento pubblico anche da parte mia perché il mio percorso all'interno della federazione è iniziato con lui e mi ha insegnato che bisogna essere tenaci, che bisogna sempre essere sul pezzo, mai demordere, e in questo io ho cercato anche di dare di portare dei risultati alla federazione e anche al mio settore. Ci sono nuove sfide, ci sono nuovi progetti, nuove cose da fare, quindi è chiaro che le aspettative sono tante e non sarà semplice, visto il panorama generale, economico e sociale, affrontare queste sfide. Mario per me è una specie di padre, l'ho detto prima nell'intervento, è stato grazie a lui che abbiamo ottenuto quei risultati straordinari sulla nuova legge forestale, quindi non posso che ringraziare il suo apporto. La partita noi ce la giochiamo a Bruxelles e con Mario eravamo riusciti ad aprire dei canali importanti proprio in sede di comunità e questo è un momento molto delicato perché da lì, dalle decisioni che prenderanno, il settore del riso potrà galleggiare ancora qualche anno, potrà talmente andare a fondo. Credo si apre una nuova stagione, avremo una nuova presidenza, avremo un nuovo consiglio e speriamo di riuscire a uscire un po' dalla palude che siamo finiti. Direi che Mario oggi ha lasciato sicuramente un segno importante in quanto ha raccontato 30 anni di storia, ha raccontato 30 anni di impegni, 30 anni di lotte e 30 anni di soddisfazione. E sicuramente oggi Fedagri ha l'opportunità di portare in campo le migliori esperienze che ha maturato con l'esperienza del consiglio precedente. Abbiamo l'opportunità di poter accentrare le produzioni, posizionarle nella fascia migliore del mercato e sicuramente offrire una serie di servizi che qualificano la struttura e danno opportunità alle aziende. Il futuro è un futuro di cambiamento. Il settore ortofrutticolo è in grande fermento, l'imprenditoria piemontese sta dimostrando ancora un'altra volta di avere una tenacia e una capacità, una voglia di fare che potrebbe fare la differenza in questi momenti. L'obiettivo fondamentale dell'agricoltura e in particolare dell'ortofrutta sarà quello di lavorare molto sulla consapevolezza del consumatore di cosa vuol dire produrre ortofrutta. Direi che oggi è una giornata particolarmente interessante e sotto un certo aspetto anche un po' commovente, perché comunque ci ha salutati con un suo grande intervento, soprattutto un intervento di spessore, Mario Abrate, che è stato il nostro presidente storico di Fedagri, che ha lasciato e dato un input molto importante a questa federazione, non soltanto a livello regionale, ma anche rappresentandoci, direi più che dignitosamente, a livello nazionale ed europeo. Questo è importante per le nostre federazioni tutte, perché ci mette nelle condizioni di poter dialogare con altri mondi. Mi sono piaciuti molto gli interventi, soprattutto delle nuove generazioni, perché sono giovani preparati, assolutamente non buttati qui a caso, sono giovani che sanno di che cosa stanno parlando e noi abbiamo bisogno di questo. Io innanzitutto voglio ringraziare Mario per tutti questi anni di servizio verso la cooperazione, non solo verso Fedagri, ma in realtà lui ha svolto con competenza, ha coperto molti ambiti che riguardano cooperative, quindi un grazie a Mario per tutto il lavoro che ha fatto. Nella sua relazione lui ha insistito molto sul tema dell'intersettorialità. L'intersettorialità per noi è un elemento di innovazione, mettere insieme il tipo della cura
della persona, con il fatto che le persone possano mangiare e nutrirsi di cibi buoni, prodotti nel modo giusto. Stiamo facendo diversi progetti innovativi che si muovono nell'ambito delle filiere dei GAL, che in Piemonte finanziano molte azioni di questo tipo, quindi la strada intrapresa secondo me è quella giusta, c'è ancora molto da fare, ma come dire, siamo tutti molto ottimisti su questo. Beh, il tema intersettorialità è stato davvero trasversale in tutta la stagione assembleare qui in Piemonte e credo soprattutto qui in Fedagri, Mario Abrate lo ha ben sottolineato, in questi anni si è lavorato molto bene sull'intersettorialità, si sta già facendo molto. Raccogliamo assolutamente la sua indicazione per il futuro, e cioè di continuare a lavorare in questa direzione. Abbiamo sentito parlare tantissimo di cultura, di marketing, di comunicazione, quindi siamo certi come Federcultura, Turismo e Sport di poter fare bene e tanto insieme al settore agricolo. Complimenti a Mario Abrate per la sua bellissima relazione, direi che ha inquadrato molto bene il contesto, sia quello storico sia anche le prospettive di una cooperazione che ha dimostrato di aver esercitato un ruolo importantissimo per la soluzione dei problemi dell'agricoltura del Piemonte, ma soprattutto sta gettando le basi con il gruppo dirigente per una cooperazione che può essere leader e trainante per tutta l'agricoltura, in questo caso piemontese ma nazionale, ma soprattutto perché ha saputo in questi anni, anche in collaborazione con le istituzioni, in particolare con la Regione Piemonte, per creare le condizioni di avere delle cooperative strutturate, delle cooperative patrimonializzate in grado di competere sul mercato. Tra l'altro voglio ringraziare Abrate per tutto il lavoro di questi decenni che ha fatto per la cooperazione agricola soprattutto, ma direi per tutto il movimento cooperativo, perché molto merito della crescita della cooperazione è proprio legata a Mario Abrate, che è stato un amico ma direi un grande cooperatore. È un'assemblea questa di Fedagri che è importante non solo per i temi ma anche perché storicamente si sta facendo un cambio, quindi Mario dopo tanti anni, Mario Abrate lascia la presidenza a Fedagri, sicuramente un presidente che ha dato molto all'agricoltura, l'ha vissuta con passione ma soprattutto ci ha insegnato che bisogna tenere la schiena dritta. Lui l'ha pagata anche di persona, ma ha mantenuto fedeli i suoi principi e quindi questo sicuramente deve essere di insegnamento. Ma deve essere anche un augurio per i prossimi dirigenti, perché le certezze su cui bisogna partire sono i principi mutualistici, i principi cooperativi. Con l'assemblea di Fedagri si chiude questa stagione assembleare di Confcooperative. Credo che in Piemonte abbiamo contribuito anche al cambiamento, perché su 7 federazioni sono stati cambiati 4 presidenti, quindi anche molti dirigenti giovani sono entrati a far parte dei consigli delle varie federazioni, quindi questo è di buon auspicio. Quindi il Piemonte Cooperativo ha un nuovo corso e continuate a seguirci perché ve lo racconteremo.